Il 23-24 settembre vieni con i tuoi figli negli showroom Mercedes-Benz. Concessionario ufficiale di vendita Mercedes-Benz, DAG Auto, variante Est, mano calzati. La notizia dell'arresto dell'impiegata postale ha sollevato tanta indignazione. Mettere le mani nelle tasche dei pensionati, perché alla fine di questo si tratta, pur non essendo avvenuto materialmente il gesto, davvero provoca rabbia. Quando ci si reca in un ufficio, l'utente, in particolare anziano, si affida a chi è dall'altra parte dello sportello, quindi la persona va guidata, in un certo senso anche protetta, e invece con amarezza si scopre che c'è chi ci truffa. Bisognerebbe disporre un meccanismo di controllo diretto da parte del direttore e di un meccanismo di controllo per l'impiegato che manovra soldi degli utenti. Devo però dire che l'utente che si ritrova ad essere truffato dall'impiegato delle poste è ancora una volta la vittima di un sistema che difende poco il cittadino, difende poco l'utente. A voi vi risultano altri casi, almeno per quanto riguarda la nostra provincia? Del passato sì, del presente no, però in passato nel territorio della provincia di Avellino abbiamo avuto casi analoghi con sospensione e con anche allontanamento dall'impiego da parte del personale. Quindi, perché dicevo prima, storicamente non è il primo caso, è un qualcosa che Poste Italiane ci ha abituati ad assistere, e quindi sarebbe il caso che Poste, che i dirigenti o il dirigente massimo dell'ente incominciasse a pensare e a prendere provvedimenti per impedire che ciò avvenga in futuro.